veramente un applauso dedicato alla soprano Angela Bison, che ci hanno riportato in questa atmosfera di 100 anni fa, ma devo dire in maniera molto moderna, molto attuale e molto bella. Parlavamo prima di bellezza e questo è importante. Due parole ancora sugli ospiti istituzionali, tocca, visto che parliamo di cultura, all'assessore alla cultura, la dottoressa Cavaterra, grazie per essere qui stasera con noi. E allora, visto che lei ha questo ruolo istituzionale, ci deve dire cosa, come vede Saronno, la cultura, il Silvio Pellico, il mondo. Ma magari ecco, ci piacerebbe anche un ricordo personale sulla sala, se c'è, insomma, si può raccontare. Sicuramente, innanzitutto grazie per l'invito, ma soprattutto per aver organizzato questa serata, questo compleanno così importante, non solamente per il cinema, ma credo proprio per tutta la città. Non dimentichiamo che Saronno è diventata città solamente 52 anni fa e quindi il cinema c'era già. E il cinema ha contribuito alla crescita culturale dei cittadini di Saronno e come tanti altri cinema. Non dimentichiamo che l'Italia non è fatta solo di grandi città ma di piccoli paesi che sono poi cresciuti, diventati adulti. E il cinema, come anche i teatri, abbiamo avuto anche a Saronno la fortuna negli ultimi anni di avere anche un teatro, e la crescita culturale dei cittadini avviene anche attraverso questi luoghi così importanti di socializzazione e come è stato ricordato prima. E credo che tutti noi, quando abbiamo visto uno dei film forse più belli sul cinema, Nuovo Cinema Paradiso, ci siamo un po' immedesimati, no? In questa crescita, in questo paesino dove il cinema aveva un ruolo importante e ci siamo rivisti crescere insieme, no? ai protagonisti della storia, e quindi ho un po' associato in questa occasione questo ricordo. E un ricordo, ecco, questo veramente in prima persona, era quando il cinema offriva anche la possibilità, io mi ricordo ai giovani, quando ancora non c'era il teatro, di esibirsi in gruppi musicali o anche piccoli, chiamiamoli così, musical, chiaramente non da professionisti, e anche io ho calcato queste scene, sì, insieme a un gruppo di mie coetanee del 62, quindi no, non credo, all'epoca non c'erano ancora telefonini, YouTube su cui andare in onda subito dopo l'esibizione, con un medley di Edoardo Bennato ci siamo esibite su questo palco. Insomma, le ragazze sono ancora in giro, chiamiamoci ancora ragazze, visto che 50 anni quest'anno, per cui possiamo ancora definirci tali. E quindi io spero che tutti voi saronnesi abbiate un ricordo che è legato alle tante iniziative che il cinema fa con l'amministrazione, con l'assessorato alla cultura, e il più storico, diciamo, degli appuntamenti al Cineforum, che attrae non solo i cittadini di Saronno ma da tante altre realtà cittadine nel circondario, e l'attenzione anche nei confronti delle scuole e alle famiglie con il cinema merenda e la classica appuntamento estivo che con il cinema l'arena estiva, che negli ultimi anni si è arricchito appunto con la collaborazione anche del teatro, e quindi questo connubio cinema e teatro e cultura io credo che sia una cosa di cui dobbiamo essere tutti orgogliosi, e ringrazio chi si spende, perché è solo con la passione che queste attività possono andare avanti, con l'amore per il cinema e soprattutto l'amore per il cinema italiano, che non dimentichiamo, oltre ai riconoscimenti, è, diciamo, riconosciuto in tutto il mondo. Quindi grazie a tutti voi che siete qua stasera e complimenti ancora per l'iniziativa. Grazie alla sostenibilità. Grazie anche per questo piccolo ricordo personale, che andremo veramente a cercare se ci sono dei documenti, perché sarebbe veramente curioso. Però ecco, questo ci,
ci riporta al fatto che questo salone è nato come teatro, e oggi la parte del teatro non è più disponibile, ma come ben sapete, come sappiamo, non manca il teatro a Saronno, a un teatro degno di questo nome, quindi l'attività del Silvio Pellico ormai è indirizzata sulla parte di cinema, che viene però integrata da una serie di eventi che ormai conoscete, come l'opera al cinema e poi le altre attività culturali. Quindi parliamo di cinema dagli anni 50 in poi, soprattutto di cinema, e allora, giusto perché parliamo di cinema, ci introduciamo a questa parte di cinema con un piccolo breve filmato. È un filmato che per me è molto emozionante, perché grazie alla disponibilità e alla gentilezza della Universal, che compie anche lei 100 anni quest'anno come Silvio Pellico, ci ha messo a disposizione questo breve filmato in cui riassume 100 anni di storia della Universal, che sono poi 100 anni di storia del cinema più famoso, più conosciuto, insomma, non vi dico niente, è un filmato che per chi ama il cinema è emozionante, e lo guardiamo insieme.